Buongiorno a tutti, questo sarà un video rapidissimo dedicato a una prima sintesi relativa agli elementi principali della teoria delle idee di Platone. Si tratta di una lezione, ecco, molto, molto sintetica che vorrebbe trattare in termini essenziali, gli snodi e i concetti principali di una teoria che presenta invece aspetti di complessità piuttosto marcati. Allora, cosa sono le idee? Le idee sono oggetti o realtà intelligibili, cioè realtà o enti che possiamo comprendere solo con la ragione, non vedere o sentire con i sensi. Questo è il primo concetto. Le idee hanno la loro sede nell'iperuranio, ossia un luogo al di là del cielo. Si tratta ovviamente di un'immagine metaforica, di una metafora, di un luogo ovviamente non geolocalizzabile, ma anzi mitologico, che significa semplicemente la separazione, il concetto della separazione del mondo delle idee dal mondo sensibile. Quindi, in virtù di questa separazione tra i due ambiti, Platone teorizza il dualismo dell'essere, il dualismo della realtà, ossia la differenza tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile, chiamato anche dualismo ontologico. Il mondo sensibile è il mondo empirico, il nostro mondo, costituito da enti fisici e materiali. Si tratta di un mondo che ha un grado di essere inferiore, un mondo che non è, ecco, la vera realtà. Il mondo intelligibile è invece trascendente rispetto al mondo sensibile. È appunto il mondo sovrasensibile, cioè al di là e al di sopra del mondo fisico, del mondo sensibile. Nel mondo, gli oggetti del mondo intelligibile sono le idee. Il mondo intelligibile è il mondo vero. Questo dualismo ontologico, cioè che riguarda l'essere, implica anche un dualismo gnosiologico, ossia una divisione delle forme di conoscenza, rivolte ai due piani diversi della realtà. Il mondo sensibile è conoscibile per mezzo dei sensi e la forma di conoscenza con cui conosciamo nel mondo sensibile è l'opinione. Il mondo intelligibile, invece, conoscibile con la ragione ed è oggetto di episteme, cioè di scienza, ossia di conoscenza certa. Idee e cose sono strutturalmente diversi, hanno una struttura, di essere ontologica diversa. La prossima domanda è quali idee esistono? Esistono sicuramente le idee matematico-geometriche, ossia le idee di enti come i numeri e le forme, le figure geometriche, i triangoli, i cerchi, e le idee valori, cioè le idee di valori etici, il bene, il giusto, e di valori estetici, la bellezza. Non esistono idee di cose riconducibili a disvalori oppure a cose vili come il fango e la sporcizia. È incerta invece l'esistenza di idee di cose naturali, gli alberi, gli animali, e anche di cose artificiali come i letti e i tavoli, ad esempio. Quale funzione hanno le idee? Le idee sono il vero essere delle cose e sono la causa delle cose, cioè le cose di cui esistono le idee non esisterebbero se non partecipassero dell'idea corrispondente. Le idee sono inoltre criteri di giudizio, in quanto è possibile esprimere un giudizio su qualcosa di bello e di buono soltanto tenendo presente il modello ideale a cui riferirsi per giudicare qualcosa come bella o come buona, ossia il modello ideale è appunto l'idea di bellezza e di bontà. Altra domanda.
Quale rapporto esiste tra le idee e gli enti sensibili? Esiste una relazione, esiste un rapporto di mimesi, ossia di imitazione. Le cose sono copia delle idee. E poi esiste un rapporto di metessi, cioè di partecipazione. Le cose prendono parte o partecipano delle idee corrispondenti. Idee corrispondenti che, lo ripeto, sono l'essenza delle cose, il vero essere delle cose. Sono inoltre la causa delle cose e il criterio di giudizio delle cose.